architetto, oggi questo sopralluogo sul territorio di Taormina, ecco una sua impressione. Ma l'impressione è quella di un territorio non molto dissimile a tante altre realtà della provincia di Messina, caratterizzato da tutta una serie di problematiche legate a, da una parte a problemi naturali, quindi il dissesto idrogeologico, dall'altra parte a problemi squisitamente antropici, quindi ad una mancata manutenzione continua del territorio da parte delle amministrazioni, ma da parte di ogni singolo cittadino, perché le responsabilità vanno sempre e comunque distribuite in maniera equa sia a chi gestisce sotto il profilo legale, quindi le amministrazioni, ma anche al singolo cittadino nel privato. Quanto è grave la situazione alla Villa Comunale? Non gravissima, non risulta allo stato odierno una situazione, come dire, di gravità eccezionale. Chiaramente occorre intervenire a stretto giro in quelle che sono operazioni di, come dicevo prima, manutenzione ordinaria relativamente alla pulizia della rete di smaltimento di acque bianche, ad una revisione o comunque ad una verifica del collettore fognario che sta al piede del muro, e poi intervenire rapidamente per il ripristino del muro che è crollato e, se allo stesso tempo possibile, verificare lo stato dell'arte attuale delle restanti parti di opere di contenimento. E invece nella zona in cui si trova la funivia, Mazzarò? Lì la situazione credo sia un po' più complessa, perché da quello che abbiamo visionato, insomma da quello che è stato possibile visionare, chiaramente andrebbero verificati anche tutti gli atti progettuali a monte delle opere che sono state realizzate, però da quello che abbiamo visto vi è una scarsa reggimentazione delle acque e comunque una situazione di riduzione notevole di sbocco a mare delle stesse. Ci sono tutta una serie di opere che bisognerebbe capire da chi sono state fatte e con che tipo di progettualità sono state fatte per verificare se realmente erano sentibili oppure no. Grazie. Prego.